supponiamo che F sia definita su E sottinsieme di R a valore in R. Supponiamo che x con 0 sia un punto interno ad E, ricordate parte interna. Allora diamo la seguente definizione. Innanzitutto, quando è che x con 0 è interno ad E? Questa non è ancora la definizione. Diciamo x con 0 è interno ad E se per definizione di parte interna, diciamo, se esiste un delta maggiore di 0 tale che x con 0 meno delta, x con 0 più delta è contenuto in E. Vi ricordo la definizione, l'ho messa tra parentesi perché ok. Allora F in questa situazione si dice crescente nel punto x con 0 se solo se per definizione se x appartiene a x con 0 più delta, delta è quello di prima, f di x è maggiore di f di x con 0, se x appartiene a x con 0 meno delta x con 0, allora f di x è minore di f. La funzione crescente in un punto nell'intorno, in un opportuno intorno del punto, prima del punto a valori inferiori e dopo il punto, dopo x con 0 a valori superiori a f. Naturalmente decrescente che significa che le disuguaglianze si mettono. Qua rimane uguale e qua ci sarà f di x minore di f di x con 2, f di x. Quindi quando x sta in x con 0, x con 0 più 0, quando x appartiene x con 0 meno 0, x con 0, prima la funzione stavolta è di meno, cioè prima la funzione è di più e dopo la funzione è di più, la funzione stavolta decresce. Perché diamo queste definizioni? E a questo punto possiamo scrivere quello che abbiamo detto prima tramite delle semplici proposizioni. Allora, prima proposizione, mi raccomando, la premessa è che stiamo parlando di un punto interno. Quasi sempre la derivata si può fare anche in punti che non sono interni, basta che sia di accumulazione perché è un limite, però quasi sempre noi quando parleremo di derivata la andremo a fare nei punti interni. In questo caso quello che stiamo a dire riguarda solo i punti interni. Allora, proposizione F da E in E, x con 0 appartenente alla parte interna di E
esiste f' x con 0, f crescente. X con 0. Queste sono le cose. Qual è la tesi? F' nel punto x con 0 è maggiore di 0. È molto semplice. La dimostrazione è molto semplice. F di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 è minore di 0 se x è minore di x con 0 ed f di x è maggiore di 0 di qua ed è maggiore di 0 pure di là. Ah, diciamo per x diverso da x con 0, vai, x appartenente x con 0 meno 0 è inutile scriverlo separatamente, le disuguaglianze sono le stesse. Perché? Allora, se andiamo a prendere la definizione di funzione crescente, se x è minore di x con 0, questo pezzo è negativo, ma anche sotto è negativo, quindi il rapporto è positivo. Invece se x è maggiore di x con 0, questo pezzo è positivo, ma anche sotto è positivo, quindi il rapporto è positivo. Adesso quando vado a fare chi è f' di x con 0? È il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 fratto x per x con 0. Allora io per ipotesi so che questo limite esiste, ma se esiste e la funzione era positiva, il limite della funzione come può essere solo positivo o nullo per il teorema della permanenza del segno, non può essere negativo. Allora, osservazioni. Prendiamo questa funzione qua, f di x uguale 2x più valore assoluto di x. Allora, se andate a fare il grafico, chi è questa funzione? Questa funzione vale x fino a 0 e poi vale 3x. Da 0 in poi. Perché se vi ricordate sui negativi il valore assoluto vale meno x, quindi 2x meno x fa x, sui positivi il valore assoluto vale x e quindi 2x più x fa 3x. Ora questa funzione f è crescente in 0. Qual motivo? Vedete che la funzione in 0 vale 0, prima di 0 ha valori negativi e dopo di 0 ha valori positivi. Però non posso dire che la derivata sia maggiore o uguale di 0. Perché? F' di 0 semplicemente non esiste. Se fate il limite del rapporto incrementale da sinistra vi viene 1, se fate il limite del rapporto incrementale da destra vi viene 3. E da sinistra dovete fare x su x fa 1, fate lì, da destra dovete fare 3x su x viene 3 e lì. Chiaro? Quindi questo per dire che questa ipotesi qui ci vuole, non è scontata. Cioè io devo presupporre che se la derivata ci sta, deve essere maggiore o uguale a 0. Altra osservazione. Facciamo un'altra osservazione. Prendiamo f di x uguale x cubo. F di x uguale x cubo è crescente in 0. Perché vedete, in 0 vale 0,
per x maggiore di 0 a valori strettamente positivi, per x minore di 0 a valori strettamente negativi. Tuttavia f' di x vale 3x quadro, f' di 0 vale 0. Quindi può succedere che una funzione crescente in un punto abbia portato a nulla in quel punto. Non c'è nulla di male. Questa funzione cosa fa? Sale, poi vale, la derivata vale 0, per un attimo c'è un'incertezza, però poi riprende a salire. In realtà anche nel punto 0 è una funzione crescente. Per ottenere questa tesi, qua nella definizione di funzione crescente mi bastavano anche maggiore o uguale, minore o uguale, però io l'ho data così e quindi ce la teniamo così. Preferisco così perché adesso l'altra proposizione che si può dimostrare la scrivo qua sopra. Quindi stavolta abbiamo proposizione f da e a valori in r, x con 0 un punto interno ad e, f' di x con 0 stavolta strettamente positivo, allora f è crescente. Allora, consentitemi di non cancellare la definizione di funzione crescente, e la dimostrazione la faccio qua sotto, così poi confronto con la definizione e vediamo che... Quindi, questa è la dimostrazione della proposizione. Comincia qua sotto. Chi è f' di x con 0? È uguale al limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Se questo è strettamente positivo, ovviamente che significa? Che esiste un delta maggiore di 0 tale che se x appartiene a x con 0 meno delta con 0 più delta e x è diverso da x con 0, allora quel rapporto deve essere positivo, che però significa che la funzione cresce. Se andate a vedere, fate i due casi, vedete subito come vuol dire la funzione cresce. Quindi, derivata positiva significa funzione decrescente. Analogamente, non lo facciamo, ma derivata negativa vuol dire funzione decrescente nel punto. Viceversa, se so che la funzione è crescente nel punto, non posso dire che la derivata sia positiva, posso dire solo che sia maggiore o uguale a 0. Se esiste. Così come se la funzione è decrescente posso dire solo che la derivata è minore o uguale di 0, sempre se esiste. Ok? Adesso abbiamo tutto quello che ci serve per dimostrare il teorema di Fermat. Allora, dobbiamo introdurre il concetto di massimo o minimo relativo.
Allora, introduco il concetto sia di massimo assoluto che di massimo relativo. Abbiamo una funzione f definita da e a valori in r. X con 0 a partire da e si dice punto di massimo assoluto e se solo se per definizione f di x è minore o uguale di f di x con 0 per ogni x appartenente a d. Punto di massimo assoluto è un punto dove la funzione c'è il valore più grande possibile. È unico? No, nessuno lo dice che sia. Ce ne possono stare altri, una funzione costante ha tutti i punti di massimo assoluto. La funzione seno nell'intervallo meno 100-100 c'ha un sacco di punti di massimo assoluto. Tutti i punti tra meno 100 e 100 dove il seno vale. Allora, x con 0 appartenente a D si dice di massimo relativo se solo se per definizione esiste un intorno di x con 0, per esempio pensate a un delta maggiore di 0, x con 0 meno delta, x con 0 più delta, tale che f di x è minore o uguale di f di x con 0 per ogni x appartenente a e intersecato un x con 0. Quindi relativo a che? Perché si chiama relativo? Che si chiama relativo? Relativo a che? All'intorno. Allora, io prendo il più alto studente dell'Università di Cassino, è il massimo assoluto. Poi prendo il più alto studente qua dentro, è relativo a questo corso. È più alto. Ma se lo andiamo a mettere a confrontare con tutti gli altri studenti dell'Università di Cassino, ci sarà qualcuno più alto di lui. Chiaro? Se andiamo a fare un grafico, allora, questa funzione qual è il massimo assoluto? Questo punto qua c'è il valore, la funzione c'è il valore più alto possibile. Questo però, questo punto qua è un punto di massimo relativo, cioè se io vado a prendere un opportuno intorno con 0 meno delta, con 0 più delta, vado a fare a vedere il grafico, l'avvicino, la funzione ha un valore che supera, è maggiore o uguale di tutti i punti. Ci siamo fino a qui? Assoluto su tutto l'insieme, relativo, relativo a un intorno. Allora, adesso possiamo andare a ovviamente minimo si scambia la disuguaglianza. Chiaro? Allora, teorema di Fermat. Cosa dice il teorema di Fermat? Dice, abbiamo f da e a valori in r. X con 0 appartiene alla parte, è un punto interno. Ed esiste f' di x con 0, poi x con 0 è un max o anche min
relativo di F. Abbiamo, attenzione, le ipotesi sono tre: è un punto di massimo, di minimo relativo, è interno e ci sta la derivata. Qual è la tesi? F' di sconzero deve fare zero. Allora, dimostrazione: sia delta positivo, tale che se x appartiene a x con 0 meno delta, 0 più delta, x diverso da x con 0, f di x è minore o uguale di f, sì, minore o uguale di f di x con 0, poi magari sia un massimo relativo. Allora, se io vado a fare il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 da sinistra, che significa che x lo devo prendere solo tra x con 0 più delta x con 0. Allora, in questo caso che succede? Che il numeratore è negativo, il denominatore è negativo, quindi questo rapporto è positivo. Quando passo al limite? Esiste il limite? Sì, perché il limite, se esiste la derivata, lo fai da sinistra, lo fai da destra, è uguale alla derivata. Siccome però questo rapporto era positivo, e questo è il limite di questo, per il teorema della permanenza del segno la derivata deve essere non negativa. Similmente, se vado a fare il limite stavolta da destra del rapporto incrementale, stavolta com'è il rapporto incrementale? Il numeratore è sempre negativo, il denominatore è sempre positivo, stavolta è positivo, quindi stavolta il rapporto è minore o uguale di 0. Quando passo al limite però fa sempre f', però vuol dire che stavolta che f' deve essere negativo, non positiva, quindi minore o uguale di 0. Allora, confrontando le due informazioni, da queste due segue f' punto di sconzero e pari. Fine della dimostrazione. Ok, adesso diamo un esempio. Esempio, prendiamo la funzione f di x uguale valore assoluto di x, x compreso tra meno 1 e 1. Allora, possiede punti di minimo relativo? Allora, possiede punti di minimo assoluto? Quali sono? 0. Allora, x con 0 uguale a 0 è min assoluto. Possiede punti di massimo assoluto? Dov'è che la funzione è più grande? Allora, x1 uguale meno 1 e x2 uguale 1 sono punti
di massimo assoluto, cioè sono quelli, sono i due punti in cui la funzione assume il valore più grande possibile. La funzione possiede punti di minimo relativo, chi è? Sempre 0. Ovviamente se è massimo assoluto è anche relativo. Se prende un intorno non è che cazzo, quella è il minimo su tutto e quindi possiede punti di massimo relativo? Sì, gli stessi di prima. Anche questo punti di massimo relativo, cioè se io vado a prendere un intorno non è che cambia la situazione. Uno, dovete capire questo, un punto di massimo di minimo assoluto è sempre di massimo di minimo relativo, e viceversa non è sempre vero. Chiaro? Per esempio se prendevo la funzione tra meno 1 e 2, questo punto era di massimo relativo ma non assoluto, perché massimo assoluto è relativo. Invece qua vicino questo è un massimo. Se vado a fare la derivata qua, quanto viene? Diciamo f' nel punto meno 1, quanto fa? La derivata qua, quanto fa? Ma uguale a 0. Cosa devo fare? Il limite per x che tende a meno 1 di f di x, che è valore assoluto di x meno valore assoluto di meno 1 che vale 1 fratto x più 1. Ma questo qua era meno x meno 1 fratto x più 1, il rapporto fa meno 1 e l'inter fa meno 1. Devo scrivere rapporti con l'alfa f' nel punto 1 quanto fa? Qua quando viene la derivata del punto 1? 1, cioè in altre parole qua siamo sulla retta meno x, qua siamo sulla retta x e la derivata qua fa meno 1 e qua fa 1. Non ci sono problemi, qua ci arrivi solo da sinistra e qua ci arrivi solo da destra, non fa niente, si può fare la derivata anche se è solo un punto di accumulazione. Invece la derivata nel punto 0 la funzione valore assoluto a cosa ci era servita? Dare un esempio di funzione che in 0 non è derivata, questa derivata non esiste. Perché? Se la fai da sinistra viene meno 1, se la fai da destra. Ma allora sto teorema di Fermat non serve a niente, perché non funziona? È il teorema di Fermat che non funziona. Cosa dice il teorema di Fermat? Se il punto è interno, se ci sta la derivata, se è un minimo relativo, un massimo minimo relativo, la derivata fa 0. Allora, questo è un minimo relativo? Sì. È interno? Sì. Ci sta la derivata? Possiamo applicare Fermat. Questo è un punto di massimo relativo? Sì. È interno? No. Meno 1 l'insieme è meno 1 1, ovviamente siamo sulle strette. Se ci fai caso, quando andiamo, se ci fate caso, quando andiamo a dimostrare Fermat, mettiamo che ci sia la derivata, però io ci posso andare solo da destra. Che dice Fermat? E la derivata viene non positiva, se lo posso fare da tutte e due parti, non positiva e non negativa fa 0. Ma siccome qua nel punto di massimo relativo ci possa arrivare solo da destra, vuol dire che qua per essere un massimo la funzione stava a scendere. Quindi la derivata può essere 0 ma può anche essere minore di 0. E infatti in questo caso è negativo. Da quest'altra parte è un massimo relativo? Sì. È un punto interno? No, ci sta la derivata? Sì, ma stavolta ci possiamo arrivare solo da sinistra e Fermat in questo caso sugli estremi ci dirà che la derivata, se ci sta, sull'estremo di destra è, che poniamo che stiamo parlando di massa, è non negativa, sull'estremo di sinistra è non così. E infatti è coerente, ma funziona perfettamente. Qua la funzione sta a scendere,
qua la funzione c'è punta qualunque, qua la funzione sta salendo. Questo è un massimo relativo, questo è un massimo relativo, questo è un minimo relativo. La funzione prima scende, poi sale. Quindi un minimo relativo, per forza la funzione prima scende e poi sale localmente. Chiaro? Che la funzione a sinistra deve avere valori più grandi di f di con 0 e a destra deve avere valori più grandi di f di con 0, quindi qua rispetto a f di con 0 sta scendendo, qua sta salendo. Rispetto al punto, una funzione potrebbe fare, non vuol dire che stia salendo o scendendo in un intorno del punto, perché una funzione potrebbe fare così. Potrebbe avere delle oscillazioni in ogni. Vabbè. Non voglio dire dettagli che vi confondano solo le idee, però stiamo parlando rispetto al punto x con 0. Quindi attenzione, Fermat funziona benissimo, solo che Fermat ha tre ipotesi: che il punto sia di massimo o di minimo relativo, che ci sia la derivata, se non c'è la derivata ci possono essere per esempio punti angolosi nei quali ci sta un minimo e un massimo relativo senza che ci sia la derivata, e poi il punto deve essere intero. Se il punto non è intero vale, diciamo, soltanto mezzo fermato, vale solo una disuguaglianza. Se qua siamo in un massimo relativo e ci sta la derivata è minore o uguale a 0. Qua siamo in un massimo relativo e ci sta la derivata è maggiore o uguale. Ok. Ovviamente può capitare, per esempio, pensate alla funzione. Pensate alla funzione così. Tra meno pi greco e pi greco. Allora adesso dove sta il massimo relativo? In 0, neanche il massimo assoluto. La funzione, la derivata vale meno seno che vale 0. Qua dov'è il minimo relativo? In meno pi greco e in pi greco. Vale meno 1. Sono entrambi i minimi assoluti e relativi. Però la derivata di coseno vale sempre meno seno, meno pi greco, pi greco vale 0. Quindi può darsi che la derivata ci sia anche sugli estremi faccia 0 oppure a 1. Qua dentro doveva fare per forza 0 ma è di cui c'è. Però Fermat dice solo che dentro se ci sta fa 0 e sugli estremi se ci sta, qua dice che è minore, per esempio qua stiamo parlando di minimi relativi, qua la derivata è. Per esempio, se io invece di fare meno pi greco pi greco faccio meno pi greco mezzi, meno pi greco mezzi più pi greco mezzi, no, meno pi greco mezzi, cioè arrivo fino a qua. Stavolta i minimi stanno in meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Quando vado a fare la derivata del coseno che vale meno seno, in meno pi greco mezzi la derivata è positiva e in pi greco mezzi la derivata meno seno è negativa vale meno 1. Quindi qua più 0 meno. È chiaro? Quindi Fermat dice una cosa ben precisa che viene da un ragionamento ben preciso. Quindi non è che uno dice, vabbè, i punti di massimo di minimo la derivata fa 0. No. Se c'è, fa 0. Se il punto è interno, fa 0. Ma se il punto non è interno, può non fare 0. Se il punto non c'ha la derivata, non ci sta e basta. È chiaro? Ok. Bene. Adesso per poter far ampliare il nostro specchietto di derivate, beh, qualcosa la possiamo ancora fare e poi nell'ora successiva cominciamo a parlare di derivata della funzione.
distanze, e nella successiva dobbiamo sistemare il discorso degli infinitesimi, quindi facciamo prima quella, le livelle tutte composte le facciamo giovedì. Casomai facciamo solo la regola che poi ci servirà domani per fare un po' di esercizi. Completare questo. Allora. Allora, noi conosciamo altre funzioni, per esempio la funzione e alla x. Se vi ricordate, noi conosciamo questo limite qua, abbiamo fatto questo limite qua, limite per x che tende a 0 di e alla x meno 1 fratto x che fa 1. Questo l'abbiamo fatto l'altro martedì. Adesso proviamo a fare la derivata di questa funzione nel punto x con 0. Questa chi è? È il limite per x che tende a x con 0 di e alla x meno e alla x con 0 fratto x meno x con 0. Adesso cosa facciamo? Mettiamo in evidenza al numeratore e alla x con 0. Qua rimane e alla x meno x con 0 meno 1 fratto x meno x con 0. Questo perché e alla a per e alla b fa e alla a più b, x con 0 meno x con 0 se ne va, rimane e alla x con 0 per meno 1 fa meno e alla x con 0. E alla x con 0 passa fuori, quindi qua mi rimane il limite per x che tende a x con 0 di e alla x meno x con 0 meno 1 fratto x con 0. Qua mi viene e alla x con 0 per il limite x meno x con 0 lo chiamo t, se x tende a x con 0 t, cioè la differenza tende a 0, di e alla t meno 1 fratto t. Quanto fa questo limite? Lo conosciamo già, l'abbiamo richiamato apposta, fa 1. Per e alla x con 0 che c'era fuori, questo qua fa e alla x con 0. Quindi se io adesso scrivo qui che f di x è uguale a e elevato a x, quanto fa la derivata di e alla x? E alla x. E alla x. Perché nel punto x con 0 fa e alla x con 0, nel punto x fa e alla x. Quindi la derivata della funzione esponenziale è la funzione esponenziale stessa. È l'unica funzione con questa proprietà? Io ne conosco almeno una. Non è l'unica, su tutte le funzioni del tipo e alla x per una costante 5 alla x lo derivi, fa 5 alla x, 0 lo derivi, fa 0. Chiaro? Quindi non è l'unica. Allora diciamo, se la funzione non è nulla, se la derivata è uguale alla funzione di partenza, essere un multiplo di alla x, questo poi lo vedremo quando faremo la sintesi. Quindi abbiamo allungato leggermente il nostro specchietto. Adesso andiamo a fare seno iperbolico di x. Chi era seno iperbolico di x? Era e alla x meno e alla meno x fratto 2. Chi è la derivata? Questa è la f. Se vado a fare la f primo, come si fa? Facciamo qui la derivata di e alla meno x. Qua non mi serve la regola di derivazione della funzione composta, perché e alla meno x non è altro che 1 su e alla x. Se faccio la sua derivata, come si fa? Meno il quadrato di alla x che fa e alla 2x, cioè la derivata di alla x che fa e alla x. Quindi viene meno e alla 2x
e alla x fratto della 2x viene meno e alla meno x. La derivata di r alla meno x è meno e alla meno x. Questo per la regola di derivazione della foglia. Quindi adesso, se vado a derivare questa, come si fa la derivata? La derivata di alla x fa e alla x. La derivata di e alla meno x fa meno e alla meno x, quindi qua cambia segno e viene più alla meno x. Il mezzo stava fuori e ci rimane. Chi è questa funzione qui? Il coseno ipercosico. Quindi io posso allungare il mio specchietto, lo allungo da questa parte, scrivendo, qua ci scrivo f, qua ci scrivo f primo, se la f è il seno iperbolico di x, la derivata è il coseno iperbolico di x. Se però adesso qui ci metto il coseno iperbolico, qua ci metto più, la derivata adesso come si fa? La derivata di alla x fa e alla x, e va bene. La derivata di più e alla meno x fa meno e alla meno x, quindi se faccio la derivata del coseno iperbolico esce fuori il seno iperbolico. Quindi attenzione, quando facevo la derivata di seno veniva coseno, quando facevo la derivata di coseno veniva meno seno, quindi la seconda mi portava in meno. Quando faccio la derivata di seno iperbolico viene coseno iperbolico, quando faccio la derivata di coseno iperbolico viene seno iperbolico. L'ultima che possiamo fare è la tangente iperbolica. Chi è la tangente iperbolica? È e alla x meno e alla meno x fratto e alla x più e alla meno x, cioè seno iperbolico su coseno iperbolico. Adesso se questa la chiamo f di x, chi è f primo? Scrivo qua. Allora come si fa? 1 su coseno iperbolico quadro di x, poi devo fare la derivata di seno che è coseno iperbolico, perché il denominatore è un derivato, quindi viene coseno iperbolico al quadrato meno la derivata di questo che è seno iperbolico, per questo non derivato, quindi seno iperbolico al quadrato. Ora però se andate a fare coseno iperbolico quadro meno seno iperbolico quadro, dovreste già saperlo, però abbiamo anche già diviso probabilmente, però questo quanto mi fa? Mi fa un quarto e alla 2x più e alla meno 2x, il doppio prodotto fa 2 perché questo per questo fa 1, poi qua mi viene meno e alla 2x più e alla meno 2x meno 2 quarto. Adesso quando vado a fare la differenza cosa avviene? Queste due quantità qua e qua sono uguali e quindi si semplificano, mentre 2 quarti fa un mezzo, meno meno un mezzo fa più 1, quindi il totale fa 1. Quindi questa derivata fa 1 fratto coseno iperbolico quadro di x. Quindi qua se ci metto tangente iperbolica di x, la sua derivata fa 1 fratto coseno iperbolico quadro che è analoga a quella della tangente. Tangente 1 su coseno quadro, tangente iperbolico 1 su coseno iperbolico quadro. Ok? E quindi abbiamo allungato ulteriormente lo specchietto delle nostre funzioni derivate. Adesso basta.